Ben ritrovati amici di Diffusione di DTV, buon mercoledì a tutti voi. Vi aspettavo perché il mercoledì, devo dire, è una delle mie puntate preferite. Si parla di stile, si parla di look e soprattutto si studiano dei look adatti ad ogni occasione, grazie a Valentina e alle sue ospiti. In questa puntata studiamo un look importantissimo, non si deve mai sbagliare, perché il look per una cena con i suoceri, magari proprio per la prima, quindi state attente e prendete appunti. E poi ancora Valentina ci insegna a realizzare una maschera per la pelle secca e come sempre la sua nail art, questa volta la nail art è tribale. Grazie Deborah per la linea, come sempre gentilissima, buon mercoledì a tutti i telespettatori ma come dico sempre alle mie amiche telespettatrici, so che mi seguono non solo ragazze ma mamme e addirittura nonne e di questo mi fa tantissimo piacere. Andrei subito a conoscere l'ospite di oggi che in realtà, se ben vi ricordate, conosciamo già perché lei è Ilaria. Ciao. Ciao. Se non sbaglio, allora tu sei stata la seconda stilista dopo Francesca. Sì. Abbiamo insomma fatto alcune missioni insieme, quindi sei ritornata. Sono tornata, infatti. E allora insomma sei carica per sono una carica, prossima missione insieme. Allora dimmi un po', siamo già a metà mese, quindi dimmi un po' come sono andate, come è andato il rientro a scuola. Vabbè, è andato abbastanza bene, adesso siamo un po' impegnati perché dobbiamo fare una collezione, però dobbiamo finirla. Collezione però... di si può sapere o è... Ah no, sì, accessori e abiti, quindi... Accessori, quindi mi raccomando, come dico sempre, la prossima volta qualche anello, qualche... No, cioè, ma disegniamo e basta, non realizziamo, non le realizzate questa volta, sì. Però magari uno strappetto alla regola, per me si potrebbe... Dopo chiediamo alla maestra, che voi non sapete, ma comunque sempre qui, dietro le quinte, magari una volta riuscirò a farla entrare così, insomma... Dai, speriamo. La conosciamo. Allora io direi di far entrare l'ospite di oggi così Perfetto. La conosciamo. Vieni, accomodati nei nostri studi. Ciao. Ciao, benvenuta. Grazie. Allora, raccontami un po' chi sei e da dove vieni. Allora, io sono Noemi e vengo da un paesino qua vicino a Imola. Qual è? Che non lo so. Toscanella. Ah, Toscanella di Dozza, va bene, vicino. Conosci, sì. Sì. E niente, faccio l'università a Reggio Emilia. A Reggio Emilia, quindi sì, da Toscanella? Sì, e purtroppo sono pendolare, sì. È lontano, insomma, complimenti. Segui tutti i giorni? Sì, quando possibile, comunque. E la facoltà qual è? Comunicazione ed economia. Però, e a che anno sei? Al primo di specialistica, mi sono laureata a Bologna. E... Quindi adesso hai ricominciato da capo tutto. Così, per altri due anni. Ho e capito. Poi basta. E nel tempo libero invece a Toscanella cosa fai? Quali sono le opportunità che offre la città a di Toscanella? A Toscanella non molte, però a Imola qualcuna sì. E ho iniziato a ottobre circa a fare un corso di salsa col mio ragazzo. Ma dai, è sicuramente una cosa carina secondo me che unisce la, esatto, la coppia, sì. Cioè se anche lui piace, a meno che tu non l'abbia trascinato con la forza. No, è una passione comune diciamo. Beh. E quindi mi piace molto, sì. Ilaria, tu balli? No. Dobbiamo andare anche noi, io neanche io sono negata, quindi... Ma se volete... Magari dopo ci fai qualche passo, passo di... Sì, dai, sola, va bene. A telecamere spente però, o a telecamere accese? Assolutamente spente. Ah, vabbè, allora. E quindi dicevi balli e poi dopo... Niente, quando posso, adesso prima facevo sport, però adesso con l'università il tempo è poco. Immagino che gli orari sì. siano sempre molto stretti. Sì, quindi. E poi mi piace viaggiare, viaggio molto d'inverno, ad estate. E... Beh, una bella cosa, insomma. Sì. Preferisci più mete calde o mete fredde? Calde, assolutamente. Calde. Sì. Va bene, quindi l'occasione per la quale ti esatto. presenti qual è? Un viaggio o non c'entra niente? Quasi. Cioè, vediamo. Cioè, fra pochi giorni dovrò andare in Campania a conoscere i miei suoceri. Per la prima volta? Quindi, sì, diciamo che li ho già visti, però sarà un'occasione più importante. La sì. cena ufficiale del... Okay. Esatto. E quindi magari esatto. qualche dritta per Ilaria, cosa, qualche... Esatto, cosa preferiresti tipo... Beh, innanzitutto vorrei un look che mi facesse sentire a mio agio. Ok. Quindi magari un qualcosa di comodo, non troppo stretto, sì, un po'... Sì, da stare comoda, rilassata, esatto, non troppo... Esatto, non voglio pensare magari a... castigata in quei in vestiti strettissimi. O cose, okay. Sì, quindi sicuramente meglio pantaloni okay. che gonne.
Va bene. Adesso vedrò. Ce la puoi fare, Ilaria? Speriamo. Credo di sì. Allora, okay. Ti faccio accomodare nella tua postazione. Buon lavoro. Ogni tanto comunque sbirceremo cosa stai realizzando. Perfetto. Siamo rimaste solo due, quindi direi di iniziare subito col truccare Noemi. Finalmente Noemi possiamo truccarci. Allora, come potete vedere, ci sono varie palettine dai colori, diciamo, quelli più neutri, come questa. Quindi vediamo un marrone caldo, un marrone freddo, un argento tutto glitterato, credo. Poi abbiamo anche alcuni colori sul borgogna, come questa, un marroncino, un altro rosino freddo, un nero, un ulteriore marroncino. Secondo me realizzi spesso trucchi sui toni neutri, o sbaglio? Sì, no, hai ragione. E questi due colori un pochino più forti li utilizzi oppure massimo sono due volte l'anno? Infatti mi sembra che siano quasi intatti, o no? Sì, quelli sì. Marroncini mi sembrano quelli più dove scavi con il dito per prelevarli. Allora, cena con i suoceri, per chi si fosse sintonizzato solamente ora. Quindi ti chiedo, posso osare oppure preferiamo un look un pochino più soft? Sugli occhi dico, No, sugli occhi vorrei un trucco un po' strong. Invece sulle labbra rimaniamo neutre magari, sì. Allora va bene, allora cominciamo ovviamente con la base per l'ombretto. Tu la utilizzi sempre o l'hai portata? No, l'hai comprata? Sempre. No, mi sembra che altrimenti mi cola tutto. Sia già usata. Allora, vediamo un po' la base per l'ombretto, vediamo se hai studiato, giro un pochino, vediamo se hai studiato a cosa serve, ormai è da un anno quasi che lo dico. La base per l'ombretto serve per fissare l'ombretto alla palpebra mobile. Sì, e far sì che non si creino. Che duri di più, che non si creano le pieghette. Le famose pieghette, giusto. Allora, adesso io vorrei utilizzare, se mi dai l'ok, questo argento qua. È scrivente oppure medio? No, scrive, molto cioè, glitterato, vede? Però... Magari io pensavo, allora, questo colore qui su tutta quanta la palpebra mobile e poi dopo magari di scurirlo con un nero. Perfetto. Verso la parte finale, che dici? O preferisci più un tono neutro? Però magari quello te lo fai da sola a casa, adesso esatto. Magari utilizziamo qualcosa di più intenso, tra virgolette. Mm. Quindi insomma, prendiamo un po' di colore dalla palettina, così... Togliamo sempre l'eccesso perché ricordati che è più facile aggiungere che togliere. E poi dopo, vediamo se si vede, iniziamo a stenderlo. Sì, non è che è proprio scriventissimo, è giusto molto glitterato. Quindi magari questo io ti consiglio di utilizzarlo sopra un ombretto, ecco, come magari questo. Questo qua, questo ombretto qui è un ombrettino in crema. Questi qui di solito sono molto scriventi, quindi magari puoi utilizzare questo come base e poi dopo sopra potresti utilizzargli questo ombrettino qui, anche se adesso sono due colori diversi perché questo è un po' più, non so, un rosa, champagne, marroncino. Quello lì invece è un'altra tonalità. Ok. Per far sì, insomma, che si noti lo stacco tra il grigio della palpebra mobile e il nero della piega, per questo. Magari ne mettiamo un altro po'. Tu solitamente mi dicevi che ti trucchi, ma sempre oppure solo per certe occasioni? Solitamente mi trucco quando esco la sera. Lei mi piace, la Toscanella. Il giorno, animo. Vieni qua, quindi ti sposti. Per quanto riguarda la piega, invece utilizziamo un pennello come questo, un pochino più ampio, e andiamo a prelevare un po' di questo nero glitterato, però non so se i brillantini si vedono. Tu che lo utilizzi? No, è più che altro un nero classico. Abbastanza intenso. Sì, è anche abbastanza polveroso, mi sembra, infatti. Sì, togliamo sono i brillantini che vanno che via. Cadono. Ci posizioniamo proprio qui all'esterno dell'occhio e magari iniziamo a tirare un pochino verso il fuori. Così. Vediamo un po'. Lo smokey l'hai mai realizzato o con il nero, dico, è la prima volta che te lo realizzano? No, l'ho già realizzato. Con questi colori qui? Sì, però magari questa volta viene meglio. Chissà. A quello.
Vediamo un po'. Sì, bisognerebbe insomma intensificare ancora di più la parte dove è il pennellino, questo qua. Ti consiglio anche di comprare magari un pennellino piatto dalle setole un pochino dure, perché questo qui non va proprio benissimo, è troppo morbido. Invece per avere un colore un po' più intenso, un pennellino con le setole più fitte fa sì insomma che il colore sull'occhio venga, insomma, sia molto più pigmentato. Ok, poi dopo magari intensifichiamo un altro po'. Il mascara, vediamo un po'. Questo qua. Da quanto tempo ce l'hai questo mascara qui? Oddio. Non mi ricordo. Non comunque è nuovo però. No. Insomma direi che è un po' secco. Quindi magari possiamo, possiamo comprarne uno nuovo. Anche perché essendo secco dopo magari rischi che i grumi ti vadano negli occhi e quindi dopo ti diano fastidio. Quindi magari il mascara una volta aperto comunque l'aria entra dentro e quindi si secca molto velocemente. Quindi magari mettere il dito quando lo si applica. Ok, quindi mentre adesso applico il mascara e completo l'altro occhio, lancio la mia prima rubrica e ci vediamo dopo. Oggi vedremo come realizzare una maschera per la pelle secca. Mi rendo conto che insomma ultimamente ho dedicato più attenzione a varie ricette sulla pelle grassa perché insomma la mia tipologia di pelle è così, quindi magari mi sono dedicata più a queste ricette, però insomma mi hanno scritto varie ragazze di fare insomma delle ricette anche per loro, quindi mi scuso ma provvedo subito. Allora, è una maschera per pelli secche al miele. Il miele l'avete visto un po' in tutte le mie ricette perché veramente è un qualcosa che va bene per tutte le tipologie di pelle. Allora, il miele è un ingrediente che trattiene l'umidità e quindi dona alla pelle il giusto grado di idratazione. Poi dopo è una sostanza acida e quindi elimina l'acne, i punti neri e previene ogni forma di irritazione. Inoltre è anche tonico e quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che insomma distende le rughe e quindi migliora l'elasticità della pelle. Poi un altro ingrediente, come vedete, è un tuorlo d'uovo, che quindi l'uovo non è utile solamente per cucinare la frittata, ma anche per la pelle secca è veramente ottimo, perché mentre l'albume è buono, insomma è ottimo per rassodare la pelle, il tuorlo d'uovo contiene delle sostanze che per la pelle secca vanno veramente benissimo. Poi abbiamo della farina, che comunque è idratante, emolliente e serve per rendere, diciamo, la nostra maschera meno liquida. E poi abbiamo il latte, quello insomma che beviamo a colazione, ovviamente un alto potere idratante, e ho deciso di aggiungerlo alla mia ricetta. Allora, per quanto riguarda la preparazione, prendiamo il tuorlo d'uovo e lo mettiamo nella nostra ciotola un pochino più grande, vedete qui non si vede, comunque adesso sbattiamo l'uovo, al quale poi dopo aggiungiamo un cucchiaio di latte, servirà un cucchiaio di ogni ingrediente, quindi un cucchiaio di latte e continuiamo sempre ad amalgamare il tutto, così vede, amalgamiamo, poi ovviamente il miele, è una maschera al miele, vi ho descritto tutte le sue proprietà, quindi ovviamente non poteva mancare, quindi un cucchiaio puliamo e versiamo, ecco il nostro miele, puliamo poi il cucchiaio, continuiamo a girare, come vedete insomma la nostra maschera è molto densa, quindi non potremo metterla sul viso così perché insomma tenderebbe a colare, anche se magari potremo metterla con un pennello, magari quello che si usano per le tinture ai capelli, non quelli per il trucco, e infine un cucchiaio di farina, quindi per addensare un pochino il tutto. Tac. E come possiamo insomma notare, insomma, se farete questa ricetta, il tutto è molto più denso.
Questa maschera dovrete applicarla, diciamo, una o due volte a settimana, sulla pelle ovviamente pulita. Come detergere il viso l'avete già visto perché ho già fatto queste ricette. Se non le avete viste, tutte le puntate è possibile rivederle sul canale YouTube, ovviamente, di DTV. E sicuramente con questa maschera non avrete più problemi di pelle secca, di pelle che tende a tirare. Io anche con questa ricetta spero di esservi stata utile e ci vediamo la settimana prossima. Ciao! Ecco gli occhi completati, allora ti chiedo di chiudere, così insomma facciamo vedere a casa che cosa ho realizzato. E allora, alla fine ho cambiato idea, avevo detto di utilizzare, che avrei utilizzato questo ombrettino qui argentato, però alla fine era troppo poco pigmentato, quindi si vedeva poca differenza con il nero, e quindi ho utilizzato quell'ombretto in crema di cui avevo parlato. Ho coperto quindi l'argentato e secondo me è un effetto molto luminoso, quindi un colore chiaro nella prima parte, che va poi dopo a scurirsi con il nero, poi dopo abbondato con il mascara, ovviamente mascara permettendo perché era un pochino secco, giusto Noemi? Esatto. Quindi quando esci compro un altro mascara nuovo, insomma, ci vuole, dai. Esatto. Passiamo adesso al viso. Allora, tu il primer lo utilizzi oppure no? No, solitamente no. Infatti io ti avrei consigliato di non utilizzarlo, visto che magari hai un po' di problematiche sul viso, quindi magari non lo usiamo. Magari ovviamente metti una crema idratante, sempre senza olio, sì. Perché comunque lei ha una pelle mista barra grassa, e quindi consiglio a tutte le ragazze, insomma, come me, poi dopo nelle rubriche l'avrete capito che io ho la pelle grassa, faccio sempre maschere per punti neri, per antilucido. Quindi utilizzare sia fondotinta ma anche creme senza olio, possibilmente insomma a base di acqua, perché l'olio una pelle mista lo produce già di suo. Quindi insomma io solitamente appunto mi lucido nella zona T, quindi mettendo una crema oppure un fondotinta a base di olio arriverei a fine giornata che sono l'untuosità proprio in persona, quindi cerchiamo di evitare. Il fondotinta, questo qua? Sì. È un fondotinta in polvere, appunto perché... Sì, esatto, per lo stesso motivo. Quindi i liquidi non li utilizzi mai? No, solitamente utilizzo questo. Ma perché comunque hai paura che ti lucidi oppure... Sì, ho paura di esagerare con appunto l'olio sulla pelle, e quindi ho sempre utilizzato questo e mi sono trovata bene fino adesso. Cioè io comunque adesso sul viso ho un fondotinta liquido perché è molto coprente, però è senza olio. E quindi magari evito di lucidarmi, metto sempre magari una cipria a base di argille che quindi tendono ad assorbire. Però insomma, se magari quindi potresti provare anche ad utilizzare un fondo liquido, perché credo insomma sia più coprente di questo. Sì, poi non so se questo qui ti copre molto, adesso insomma vediamo. Come si applicano i fondotinta in polvere così insomma compatti, non in polvere libera? Con un pennello fatto così, che si chiama Kabuki, giusto? Quindi un pennellino dal manico corto con le setole abbastanza fitte, quindi basterà roteare, giusto, il pennello all'interno del prodotto e poi dopo stenderlo sul viso con movimenti circolari, almeno io so così. Tu come lo applichi? Stessa cosa. Ok, quindi prendiamo, togliamo sempre un po' e poi iniziamo insomma dal centro del viso con movimenti circolari. Io adesso questo fondotinta qui non è che lo amo particolarmente, però ti chiedo, cioè quanto tempo ci vuole per stenderlo? Cioè come un fondotinta liquido oppure bisogna impiegare un pochino di più? Un po' di più del fondotinta liquido. Insomma magari qui però... ti chiedo di spostare un attimo, ce l'hai una pinzetta o qualcosa? No, giusto per non sporcarti, aspetta, la fronte, facciamo così, ok. Comunque dà un effetto naturale, non è un effetto mascherone, giusto? No. Infatti. Non è neanche molto coprente. Però dai, va bene, sei una delle poche che... Non so se hai visto le scorse puntate, sì. Ma sul fondotinta bacchetto sempre tutte, perché solitamente è sempre, ma sempre troppo scuro, e quindi c'è questo stacco col collo che io odio. Però insomma, vabbè, l'importante è che le ragazze lo abbiano capito, quindi... Invece tu... Sei stata molto brava, perché questo fondotinta, oltre ad essere di un'ottima marca, che adesso non posso dire, però è anche del tuo colore. Secondo me così va bene.
sfighiamo giusto un po' nel collo, anche se non ce n'è bisogno perché appunto il colore va bene. Poi dopo, cioè, tu utilizzi anche la cipria dopo questo fondotinta in polvere o...? Se ho bisogno di maggiore tenuta, sì, altrimenti... Cioè, solitamente no. Con i fondotinta in polvere non si dovrebbe, insomma, utilizzare la cipria perché in teoria la polvere già assorbe, però visto che magari hai un'occasione importante, magari proprio un pelo ne possiamo sì. mettere. Quindi prendiamo giusto un po', tu hai questa qui in polvere libera, togliamo un po' l'eccesso e l'applichiamo magari solamente sul naso e sulla fronte. Proprio con movimenti molto molto leggeri. Giro un po'. Mi raccomando, con quelle ciprie, con queste ciprie fatte così, ovvero se le ciprie in polvere libera bianche, state attente perché comunque sotto magari il flash oppure sotto magari le luci, se non la stendete bene, rischiate di trovarvi con magari, non so, le occhiaie bianche oppure la fronte bianca, perché comunque dal vivo è trasparente, quindi non si vede, però con la luce comunque dopo dà un effetto antiestetico, quindi mi raccomando, stendetela sempre bene. Prendiamo adesso questo blush e ne applichiamo un pochino sulle guance con questo pennello qui, togliamo un po' l'eccesso e applichiamo giusto un velo sulle guance, non da sembrare Heidi. Poi, come ultimo, un rossetto, questo qua nude, va bene così, insomma, sì. Abbiamo caricato un pochino gli occhi, quindi non lasciamo le labbra un pochino soft, girati un po' così facciamo vedere. E poi dopo magari solamente al centro delle labbra applichiamo un po' di gloss solamente al centro delle labbra per dare un effetto ancora più di volume, nonostante tu abbia un labbro già abbastanza carnoso. E adesso devo lanciare la pubblicità, però a telecamere spente ti insegno come effettuare il contouring per cercare di accorciare il viso di Noemi, visto che è un pochino lungo, quindi ti darò qualche dritta per il famoso contouring. Quindi lancio la pubblicità e ci vediamo dopo.